Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Allora, finalmente si riparte in libera e siamo già fradici praticamente, siamo sudati merda. Va bene, allora, oggi si riparte. E siamo su una zona che abbiamo già frequentato, abbiamo calato 4 canne solamente oggi, perché secondo noi non valeva la pena metterne 6. Uno, perché comunque lo spot è particolare, perché c'è un isolotto che viene fuori in mezzo, quindi abbiamo 2 canne sotto l'isolotto e le altre 2 ai laterali, ma più in fondo appunto. Tutto calato con il barchino, finalmente. Pasturazione con pellet al pesce e boilies. Esatto. E innescato tutto Mix Climax. Beh, io oggi generoso, Cri. Palline del 30 Mix Climax e io... 20, 16... Io invece ho innescato 2 venti, una col mix Climax e l'altra col secondo mix che abbiamo fatto, quello speziato. Adesso dovremmo dargli dei nomi a sti mix, perché mi sa... CM1 e CM2. CM1 e CM2. Comunque sì, ragazzi, sì, abbiamo innescato comunque entrambi i nostri mix. Anzi, facciamo vedere il secondo mix? Sì, assolutamente. Dopo lo facciamo vedere. E quindi ragazzi, niente, adesso aspettiamo. Prima sessione, dopo frega. E niente, stiamo qui come al solito fino a sera, vediamo. Sì. Diciamo che se stasera va bene, carichiamo subito sto video, Cri, perché ne abbiamo altri 2 che devono andare in caricamento, ma se stasera va bene vogliamo farvi vedere sul fiume, che è più bello, insomma, più vissuto. Adesso vi faremo vedere qualche immagine col barchino che stiamo calando, e noterete una particolarità magari sul barchino, per chi di voi già lo ha visto il nostro. Cambiato colore. Vi diremo, a parte il colore, vi diremo più avanti cosa abbiamo fatto, quindi adesso non vi diciamo nulla. Una modifica. Più avanti seguirà video comunque. E basta, adesso abbiamo appena finito di calare le canne. Sì, Cri, salutiamo tutti quelli che ci chiedono di fare un saluto. Certo. Non è che non lo facciamo il saluto, ciao Andrea, Luca, Fabrizio, è che siete in tanti che ce lo chiedete, ragazzi, non possiamo ogni volta ricordarci, anche perché tra le mille cose che dobbiamo fare, le riprese, mettere tutto, roba, a volte ci dimentichiamo, sì, ma altre volte se salutiamo uno poi bisogna salutare tutti. Comunque, non ce la facciamo, video, ragazzi, salutiamo tutti quelli che ci chiedete, esatto. Anche perché non siamo così famosi da fare video a tutti, quindi saluti a tutti. E niente, parte la sessione, via! Yeah. Allora ragazzi, Christian si sta preparando a calare la sua prima canna. Oggi peschiamo un po' strano, come vedete c'è la mia canna sul suo pod, sui suoi picchetti, poi vi spieghiamo perché. Oggi siamo un po' veloci. Ecco Christian, telecomando, pronti via, barchino carico di pellet, boilies singola. L'iPad è qua, adesso ti dico io, Cri. Allora, barchino sta andando, qua intanto non si vedrà ma c'è l'iPad che sta rilevando il fondo, frizione aperta, e Christian sta andando via di barchino. Seguiamolo un attimo. Qui abbiamo una profondità di 2 metri, ci segna, non so, sì, 2 metri e 1, vedete che va avanti, qua c'è, adesso c'è il riflesso ma qualcosa si riesce a intuire. Siamo arrivati a 2 metri e 2. L'acqua segna 44 gradi, mamma mia, e io sto sudando così a vista, quindi fattibile. Christian adesso sta scegliendo dove calare l'innesco, vediamo che si stabilizza sui 2 metri. Questo cosa ho toccato? Fammi X là in alto, devo aver toccato qualcosa, ok, perfetto. Allora,
Tanto vi faccio vedere che c'è un isolotto in mezzo, io ho lanciato la canna subito a destra dell'isolotto e una invece là in fondo sotto l'albero. Allora, qui siamo sui 2 metri, premi per la connessione, premi, ecco, siamo sui 2 metri e 1, 1,08 metri lì, quindi ci siamo alzati un attimino. Ok, provo a calarlo lì. Adesso, sì, c'è... hai calato? Sì, adesso si vede, sì. Si vede il pellet che sta cadendo dalle immagini del dipper e vediamo se si riesce a vedere, purtroppo... Vedete quelle macchie gialle? Quello è tutto il pellet che sta cadendo in acqua. Molto molto carina la cosa. Quindi adesso torniamo col barchino. Christian è contento e felice. E la seconda, anzi la terza canna è in pesca. Bene, ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, partenza in diretta. Eravamo qua che parlavamo con un amico e fatalità, è partita la canna. Quindi adesso cercherò di posizionare bene la videocamera. Cri, restami fermo così. Perfetto, quindi abbiamo fatto contento anche qualcuno. Ragazzi. Tu sei? Simone. Simone qua con noi, ragazzi. C'è Cri? C'è, c'è, c'è. Vado a prendere il guadino allora. Va bene, dai Cri, bagno il mio. Tranquillo. Cri, restami lì che così ti riprendo. Tira? Adesso non so quanto. Sì, sì, c'è. No, se n'è andata. Apri, attenzione. Mamma mia, che forza! C'è! La prima ce l'abbiamo. Simone ci ha portato fortuna, ragazzi. Ragazzi. Allora, ragazzi, c'è un po' di riflesso, ma Cri ha in mano. Mix nuovo. Aspetta, vai un po' più alto, fammelo vedere. Il nuovo mix, eccolo qua. Il CM2, ragazzi. Allora, ragazzi, qua con noi c'è Simone. Simone, vieni pure dietro all'obiettivo. Perché, visto che non riusciamo a fare video con gli iscritti, ma quando... Perlomeno quando li troviamo in pesca. Esatto, li buttiamo dentro nei video. Ragazzi, è arrivato Simone ed è partita lei. Prima carpa di in libera, dopo la frega. Piccola, ma tra l'altro è saltato un mostro là in fondo. Cri si è fatta valere. Ok, bene. La cosa positiva Cri però è che ha mangiato sul nuovo mix, vuol dire che è buono, e quindi poi approfondiremo anche il discorso su questo nuovo mix. Andiamo a rilasciarla, vai. Bravi ragazzi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo più tardi. Se passate per di là fate un saluto. Sì, certo. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ok Cri, ti seguo da qua io. Partenza in diretta con gli iscritti, ragazzi. Non c'è nulla di più soddisfacente. E qua il rilascio di Christian. C'è anche da dire che ha mangiato anche sulla pastura di boilers. Esatto, perché non ve l'abbiamo detto, ma stiamo testando delle boilers fatte da noi da pastura. Esatto. Vediamo se adesso il branco resta sotto e ne riparte un'altra. Ma Christian è un bambino felice. Allora ragazzi, una carpa siamo riusciti a prenderla, adesso speriamo di riuscire a prenderne, un attimo non si vede nulla, di riuscire a prenderne un'altra. Intanto vi faccio vedere come ci siamo messi, perché magari già qualcosa avete visto, però come al solito facciamo un piccolo sunto di come abbiamo impostato questa sessione. Allora, e intanto questa sera stiamo pescando con 4 canne, 2 canne a testa, non stiamo usando appunto 3 canne a testa e una canna messa qui da sola, che praticamente è più o meno è stata calata lì vicino, non proprio sull'angolo perché c'era dello sporco, quindi è un po' di più pulito l'abbiamo trovato lì verso destra. Poi, come vi accennavamo, abbiamo calato 2 canne qui davanti, quindi siamo praticamente davanti a questo isolotto, abbiamo una canna su questa punta e una canna sull'altra, mentre un'altra canna è stata calata lì in fondo, praticamente a 3 metri da quel ramo che sporge verso sinistra, e basta ragazzi.
adesso speriamo si faccia avanti qualcosa. Per ora ha pagato la canna in questa posizione, stiamo usando, come ripeto, del pellet al pesce e abbiamo usato anche delle bolles da pastura, quindi adesso vediamo un po' come si muove la situazione. Sta calando adesso la temperatura, quindi speriamo che con questo cambio di temperature si muova qualcosa. E qui c'è i miei picchetti con due canne mie e una di Max. Come già detto, ragazzi, stiamo usando, come al solito, come già sapete, unicamente il nostro mix. Speriamo riesca a darci soddisfazione. Che cazzo è andata? Madonna, guarda dove è andata. Da rivedere la discesa, ecco. Da rivedere la discesa. Stavo andando a terra. È molto leggiadra viene però, eh. Allora è piccolina come quella di prima, infatti sì, una carpetta. Aspetta, vieni di qua, vieni di qua. Ah, vieni in centrale. No, guacana. Aspetta. Vai fuori. Filo. Vai. Ok. C'ha forza e... Eccola. Ok. Simpatica. E allora, anche questa piccola regina è venuta a trovarci. Ha apprezzato il nuovo mix. Gli diamo subito la libertà. Boiles de 20? 20. Aggradita. Però i colori delle carpe mi fanno impazzire. Guarda che belli. Niente, oggi è destino che quando arrivano a trovarci gli amici, partono le carpe. Che ce le abbiamo qui dietro. Ma non vogliono venire... Salutate almeno. Salutare. Bene, andiamo a rilasciare il gioiellino. Eccola. Vabbè, Cri. Piccola, però alla fine mangiato sempre sul nuovo mix, quindi va bene. Certo. E a volte non conta la taglia, ma conta l'emozione che ti ha fatto provare, perché sembrava una partenza da una carpa da 20 kg, quindi... Sì, infatti. Il cuore andava e poi alla fine comunque è venuta fuori questa qua che è piccolina. E la sessione prosegue. Se facciamo la somma di queste con quella che hai preso tu prima, magari viene fuori qualcosa di più recente, ma... importante divertirsi, dai, anche perché oggi siamo in mezzo a tante persone che ci conoscono, quindi è bello anche quello. Ragazzi, abbiamo dei nemici, i fagiani. Le fagiane, sì, mi sembrano fagiani. Sì, sì, zoom un po', sono quasi al massimo. Ah, sei già al massimo? Siamo all'istantini. Voluta telecamera, ragazzi. Sì, i fagiani ce l'hanno con noi. Vabbè, ci puntano. Ed eccolo, beatamente e comodamente seduto. Dai ragazzi, dobbiamo stare un attimo alle nostre sedie,
Mi devo alzare? Ti alzi, così le facciamo vedere un attimo che sedia abbiamo. Sì, perché da un po' che ce l'abbiamo non l'abbiamo mai fatte vedere. Sì, volevamo mostrarvele già qualche tempo fa, però non siamo mai riusciti come tempo a mostrarvele. Vabbè ragazzi, comunque abbiamo le sedie della Sonic. Piega, piega. Esatto. Allora, chiusa. È così, ragazzi. Occupa anche poco spazio. Sì. Piedini regolabili, ovviamente. Hopla. Dopodiché molto comoda. Molto comoda, si apre e si chiude molto velocemente perché ci abbiamo messo pochi secondi. Piedini regolabili a più altezze, anche perché quando sei in situazioni dove non c'hai proprio un appoggio stabile piano, avere la possibilità di regolare i piedini e di non avere la sedia in bilico è molto importante. Comoda, accogliente, un piccolo cuscino qua dietro per quando vogliamo proprio appisolarci. Che adesso ti appisoli. Esatto, perfetto. Materiale che sembra che faccia caldo, ma non fa caldo, anzi, diciamo che sto fresco. Basta, queste qua sono le nostre sedie ormai da un 7-8 mesi a questa parte. Non abbiamo mai avuto l'occasione perché o pioveva, c'era brutto tempo, o eravamo di fretta, o altre cagate, e alla fine ci siamo sempre dimenticati di fare il video sulle sedie. Una sedia che si posiziona su una fascia media di prezzo, non costa chissà quanto come magari altri marchi blasonati, e a noi va più che bene, fa il suo lavoro, ci fa stare comodi, mentre prima quelle che avevamo erano tanto basse, ovviamente adesso volevamo puntare un attimo a stare anche più alti rispetto a quelle che erano le sedie nostre prima, sia per un discorso di umidità che la sentivamo praticamente baciarci dietro, e di età. Esatto, e anche a discorso di età, perché sai, alzarti da terra e alzarti da un'altezza un pochettino più consona. Esatto, c'è una bella differenza. Ormai maleandanti, è un'altra roba. Quindi queste qua sono le nostre serie della Sonic. Allora ragazzi, un piccolo inframmezzo, giusto perché volevamo fare un piccolo appunto. Allora, abbiamo preso, come avete visto, il secondo pesce della sessione. Esatto. Non stiamo prendendo pesci grossi, vabbè. Però sarà destino che io e te prendiamo la piccola. Però dai, qualcuno dovrà prenderle qui. Sì, infatti noi. Però adesso cerchiamo di... Diciamo che... È cambiata la temperatura. Esatto. Quindi probabilmente... È cambiata anche la luce perché... Esatto. Guardate che roba, dovrebbe arrivare il temporale perché noi siamo fortunati. Certo, come sempre, ovvio. E basta. Una cosa ragazzi, ci teniamo veramente tanto a ringraziare tutte le persone che ultimamente stiamo trovando... Sì, beh, oggi... Tante. Stiamo trovando oggi in giro tante. E anche oggi qui abbiamo trovato diversi ragazzi, sono da salutarci, sono stati qui con noi, ci hanno fatto compagnia, abbiamo sì. parlato assieme, e alcuni vogliono essere filmati, altri meno, noi ovviamente rispettiamo tutti, però ripaga ragazzi, un po' delle carpe piccole, esatto, però, fa insomma. Piacere perché è un po' lo scopo nostro, quello di condividere questa pesca con voi, con tutti, quindi la cosa ci fa veramente molto molto piacere. E non è detto tanto per dire, è veramente una cosa detta e sentita veramente col cuore. E anche perché io perlomeno ragazzi, per chi mi conosce, chi mi vede, vado spesso alle giarette a farmi la mia passeggiata a pranzo quasi quotidiana, e trovo spesso molti di voi, quindi parlo molto assieme a voi. E niente, era un piccolo spazio giusto per ringraziarvi. Va fatto, va fatto, perché comunque a noi fa solo che piacere, quindi esatto, ci ripaga delle giornate dove magari prendiamo carpe piccoline. Esatto, ma quello poco importa, prenderemo le big. Sì, prenderemo, non so quando, ma le prenderemo il giorno che prenderò la big, canale, lago, fiume, quello che è, vado dentro. Sì. No, vabbè, comunque ragazzi, detto questo, veramente vi ringraziamo ancora. Adesso abbiamo ancora qualche ora davanti. E in questo momento sta cambiando un po' la temperatura, è arrivato un po' di venticello, si è un po' abbassata la temperatura. Speriamo che regga il tempo più che altro, dai. Sì, altrimenti ci tocca smontare e esatto. Vedrete il video di chiusura a breve, se no, se la siamo canna fortunati, là continua a suonare, fa qualche bip bip e poi basta, vediamo se parte. Esatto. Bene, a dopo.
Vedo. Allora ragazzi, abbiamo un problema. Sono caduto intanto. Cri, ce l'hai? Aspetta, perché... Allora, io ho fatto un volo per venire giù. Mi sa che la carpa qui, sulla mia canna... Ah, non può essere andata sulle altre canne, Cri. Quindi, che non sia doppia partenze. Non lo so. Vabbè. Tira. Si vai, chiama. Verso... Non ah no, sta qui, non è quella là in fondo, è quella qua davanti. Quindi può essere che abbia fatto il giro dell'isolotto. Credo sia ancora una piccolina però, sai. Ah beh, alla fine quel che viene, viene. Madonna, fanno di quelle partenze, ragazzi. Cioè, sembrano 30 kg, invece sono 2, 3, 4, 5 kg. Vediamo. Arriva, sì, un'altra piccolina. E noi la tiriamo fuori, un'altra piccolina. Questa volta è una specchi, no. No, una regina. Sì, sono piccoline, ragazzi. Però ti fanno battere il cuore perché, ragazzi, partenze mega galattiche. Cioè, allucinante. Guarda che forza che hanno. Guarda! Mamma mia! Ragazzi, ho filmato tutto. Avete visto? La carpa è là, è uscita dal guadino. Ah, che ce l'hai ancora nel guadino, è attaccata, mi sa, Cri. Aspetta. Sì, eh? Sì. No, incredibile. Dai, portamela dentro. Aspetta. Ha fatto un casino. Si è attaccato. Guardate, è uscita dal guadino, ho filmato tutto. Adesso tiro... Alzalo, alzalo. Alzalo, sì, lo alzo, okay. Sì. Aspetta, aspetta. Ho filmato tutto, Cri. La carpa è volata fuori dal guadino. Impressionante. Bene, andiamo ho su. Ho filmato tutto. Allora. Beh, ragazzi, un'altra piccolina. La mostriamo. Stasera è andata così. Piccoline, però, dai. Oh, è incredibile che vivacità hanno. Cioè, mai... Penso di aver firmato tutta la scena. Ha fatto proprio un salto di quelli epici. Uscita dal guadino. Quasi tipo l'amur. Sì, ma ha fatto una partenza, ragazzi. No, impressionante. Ragazzi, carpe. Stupende. Carpe veramente stupende, ragazzi. Sì, sì. Dai, ecco, ho fatto il danno. Andiamo a lasciarla. Sì. Allora, io stavo facendo un volo prima, impressionante. Questa partirà a razzo, Cri, sicuro come l'oro. Sì. Che già non voleva entrare. Fa un 3-2-1, come tocca l'acqua. Ecco. Che simpatica. Bene, ragazzi. Un'altra carpetta. Presa. Vabbè, qua sappiamo che non ce ne sono tante 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 di grosse, quindi ci si accontenta. Tesoro mio, provo a divanare dall'altra parte, sai? Aiutala tu, Cri. Divanare di là. No, questa è la riva. Devo stare di qua. Dai, ecco sì. Eccola là. Ciao. Torna quando sei più grande. Vabbè, dai. Bene, ragazzi, eccoci. Allora, qua. Siamo in chiusura. Giornata molto piacevole. Sì, allora adesso andiamo via prima che succeda qualcosa, perché ci sono delle nuvole un po' bruttine. Sì, di là è anche un po' sereno, ma dietro di voi... Siccome hanno chiamato anche il temporale, quindi sì, ci siamo divertiti comunque. È stato bello perché c'è stata tanta gente che è venuta a salutarci. Prima sessione del dopo frega, quindi non possiamo lamentarci, anche se le carpe sono state bene o male tutte di piccola taglia, però ma, come ben sapete a noi, tra virgolette, importa poco. Esatto. Quindi, ripeto, la cosa che ci ha veramente fatto piacere oggi è aver incontrato veramente molta gente. Tanta. Quindi sicuramente non smetteremo mai di ringraziarvi. Anzi, se ci vedete, ragazzi, fermateci, facciamo le parole più che volentieri. A noi fa solo che piacere. Assolutamente. Bene, ragazzi, allora adesso questa sessione si conclude così. Seguiranno altri video. Ci sono due video che abbiamo fatto nel periodo di frega, quindi vedrete all'interno di su dei laghi. E niente, come al solito, ragazzi, noi i nostri social, Instagram, Facebook, li sapete, la mail che è climaxfishing
Climax la mail, sì, la Climax 2018@gmail.com. Vabbè, comunque l'avete trovata nella descrizione, tutti i nostri contatti. C'è sempre scritto. Siamo stanchi, ragazzi. Ecco, una cosa invece, Cree, visto che questo video esce prima degli altri, se siccome avevamo in programma di fare un video su canne e mulinelli, se hanno qualche argomento da darci, qualche input, spiega tu perché sei tu che le prese in mano sta roba. Sostanzialmente, ragazzi, allora abbiamo raccolto varie domande e richieste che ci avete fatto tramite i nostri social, e oltre agli argomenti self-made che stiamo lavorando ancora per fare quella live, è più difficile di quello che pensavamo, quindi portate pazienza, ce la faremo. Covid purtroppo ci ha bloccato abbastanza, e quindi abbiamo deciso di fare un video. Non saremo noi a parlare dell'argomento, perché non siamo né io né Max competenti da poterlo fare. Saremo una persona capace, quindi una persona competente che sa parlare, e cercheremo di affrontare appunto il discorso canne e mulinelli. Nello specifico cosa? Non staremo qui a parlare di tutte le canne, tutte le canne, ma semplicemente, ragazzi, come scegliere una canna, il rapporto tra canna e mulinello, perché un 10.000 piuttosto che un 14, un 5, quindi una serie di domande che ci avete fatto, e cerchiamo tramite un video di poter rispondere. Quindi dateci sotto questo video, scrivete nei commenti o tramite i nostri social, scriveteci quello che volete sapere, riguardo a questo argomento. Quello più interessante, poi lo prendiamo e lo giriamo all'esperto. Noi prenderemo tutte le domande che ci avete fatto, ne selezioneremo ovviamente non tutte, alcune, e poi metteremo tutto a video con le risposte. Quindi ecco, ha fatto bene Max a ricordarlo. Bene, ragazzi, detto questo, come al solito vi auguriamo tantissime belle cose. Esatto. Dal primo giorno di libera, finalmente, ci diamo appuntamento al prossimo video. È vero. E continuate a seguirci, ragazzi, che a noi fa solo che piacere. E a salutarci quando ci vedete in pesca. Ciao, ragazzi, al prossimo video. Ciao.